Notizia presa da Repubblica.it. Mio padre è morto sul lavoro. Dopo 3 anni, aspettiamo giustizia. Quel giorno, durante le operazioni di carico, qualcosa è andato storto. Alcune casse contenenti lastre di vetro 3x2 metri si sono rovesciate proprio dove si trovava lui. 6 tonnellate circa in tutto. Nessuno ha visto nulla. Nessuno. L'intera squadra di carico, facente capo ad una cooperativa, non si è accorta di nulla. La prima puntata è ricominciata e c'è la notizia della giornata. Ogni giorno alle 5, sì, NN da strada. Sui giornali storie di ogni tipo, le commenti al bar con un amico. Nell'Italia che ti ha cresciuto, che fa sempre festa e non dà l'invito. Ci sono famiglie che sono deluse tra fiori e bare nel bel paese. Risposte parlate in politiche, sì, avvocati, dottori, consulenti e imprese. Lo schiavo del 3000 non muore, ma nella gente resta nel cuore. Dopo una vita fatta di sudore, spero solo in un domani migliore. Troppa gente vive di timore, troppa gente vive di terrore. Troppo davanti al televisore, perché se apri il giornale poi cambia umore. Questo è il suono italiano che pensa, da Punta Raisi a Milano Malpensa, con chi non perde mai la speranza, vivendo il suono nella sua stanza. Questo è il suono italiano che pensa, da Punta Raisi a Milano Malpensa, con chi non perde mai la speranza, vivendo il suono nella sua stanza.